Ciao, sono Jessica Resteghini, ho 33 anni, sono attrice e ho il cancro. Questa è la mia storia. Eccoci qui! Giornata importante, importantissima oggi perché oggi si fa un mese dal mio intervento. E vi dirò, appena uscita dall'ospedale non pensavo neanche che mi sarei potuta mettere in questa posizione. No, magari se vede questo video il mio chirurgo mi spacca la testa. No, non sono totalmente appoggiata, comunque sono sempre di più appoggiata sul braccio destro. Il sinistro lo appoggio davvero poco, non cerco di non caricare mai. Quindi niente, di non fare esercizi tipo flessioni e robe varie. Per il momento gli unici esercizi che sto facendo sono appunto quelli che mi ha dato il fisioterapista. Li sto facendo due volte al giorno e credo che da lunedì inizierò a farli tre volte al giorno, come mi aveva detto lui. Il chirurgo plastico mi deve dare un giorno in cui mi dovrà guardare la medicazione, un po' scomodo, dovrà guardare la medicazione e dovrà vedere se pomparmi ancora un po' oppure no. Stiamo andando abbastanza bene. Oggi, ma non ditelo al mio chirurgo, oggi ho tagliato l'erba del giardino. Non so se potevo farlo, però l'ho fatto, chi se ne frega, l'ho fatto. Mi sento abbastanza bene, non mi dà fastidio, non mi dà noia. Per ora festeggiamo solo il fatto che è passato un mese da questa operazione che io volevo fare il 14 di febbraio e che sono riuscita a fare il 16 di maggio. È passato un mese. Sono contentissima. Sono contentissima di essere riuscita a fare questa operazione subito. Sono contentissima di averla fatta. Sono felice di non aver avuto ripensamenti riguardo al farla o non farla, perché comunque è un'operazione abbastanza difficile, no? Per una donna. Non mi pento proprio di niente. Sono contenta di aver fatto proprio una mastectomia totale e credo che tutto andrà per il meglio. Piano piano mi gonfieranno la mia testa. Vedremo come va. Sapete, stavo pensando oggi alla questione della prevenzione. Non lo so se avrò ragione oppure no, però forse l'aver fatto prevenzione mi ha aiutato a non essere in una situazione peggiore di questa. Soprattutto anche in non fidarmi delle persone che mi avevano detto che non era niente. Quando una cosa secondo me te la senti, non devi mollare, figurati io. Non ho mollato cose molto meno importanti, figurati se mi mettevo a mollare questa. Non mollate mai. Se siete sicuri di qualcosa, andate in quella direzione. Approfondite, cercate pareri. Cercate più pareri. Mi raccomando, è importantissimo. Non perché un medico sia migliore dell'altro. Voglio soltanto dire che l'essere umano di per sé è fallace. Quindi di conseguenza, se magari sbaglia uno, magari ci azzecca quell'altro. Quindi chiedete sempre un secondo parere se avete dei dubbi e fate sempre le domande. Io, mio povero chirurgo, se non mi ha ammazzato lui, ragazzi, nessuno può ammazzare nessun altro, l'ho riempito di domande, davvero. E va bene. Buonanotte. Forza!